Ora, cari bambini, scopriamo un altro scrittore e poeta francese, Jean de La Fontaine, che è vissuto nel 1600. Celebri sono le sue favole che hanno come protagonisti gli animali. Solitamente sono fiabe molto brevi, però le leggiamo singolarmente, anche se durano molto poco. Cominciamo da La cicala e la formica. L'estate era stata felice per la cicala, sole, caldo, cupole di foglie verdi sugli alberi e canzoni, canzoni, canzoni. Sembrava che il bel tempo non dovesse finire mai più. E invece un giorno le foglie incominciarono a ingiallire e a cadere. L'aria si riempì di nebbia e un vento freddo e rabbioso venne con la pioggia a far rabbrividire la campagna. La povera cicala non aveva nulla da mangiare e nemmeno abiti per coprirsi. Che cosa farò? Si chiese angosciata, pensando che l'inverno stava per arrivare e che lei sarebbe sicuramente morta di fame e di freddo. Allora si ricordò della formica, che abitava in una calda casina sottoterra e che per tutta l'estate aveva accumulato provviste su provviste. Si mise dunque in cammino, trascinandosi a fatica sulle zampine intirizzite dal freddo, e andò a bussare alla porta della formica. Il cuore le batteva forte, forte. La formica venne ad aprire, reggendo una di quelle vecchie lampade a olio. «Che cosa vuoi?» chiese con un tono che non prometteva niente di buono. «Ho fame, ho freddo!» balbettò la povera cicala. Dietro di lei si vedeva la campagna già coperta di neve e carico di neve era anche il suo largo cappello estivo e persino il violino appeso alle sue spalle. «Ah sì?» esclamò la formica in tono di scherno. «Io ho lavorato tutta l'estate per accumulare le provviste per l'inverno, ma tu, nelle giornate di sole così lunghe e calde, che cosa hai fatto?» «Io», balbettò la cicala, «io ho cantato, 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 nient'altro, no, no, nient'altro». La povera cicala era nata per cantare e vivere spensierata. «Hai cantato e adesso balla». La formica sbatté la porta e tornò alle sue faccende, mentre la cicala con il suo violino coperto di neve si allontanava ad ali basse nella squallida campagna. Avete visto? Sono tutte fiabe molto brevi, però è giusto che ognuna abbia il suo spazio. Prima di salutarvi, vi invito a cliccare su iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornati sulle fiabe. Per vedere l'elenco completo, sapete che trovate nel mio canale, dovete andare su video, vi appaiono tutte le fiabe che ho pubblicato, scorrete in fondo fino ad arrivare alla prima registrazione che dura poco più di un minuto, la numero 0 intitolata Entrate nel Bosco Incantato. Aprendo la descrizione scritta troverete l'elenco di tutte le fiabe che potete ascoltare. La lista viene sempre aggiornata. Se volete trovare le favole di un determinato scrittore o di una parte geografica, invece andate su playlist, aprite la cartella che vi interessa per scoprire quali fiabe potete ascoltare di quella tipologia. Io vi ringrazio dell'ascolto, delle vostre iscrizioni e condivisioni con i vostri amici e anche se vorrete mettere mi piace. Ciao a tutti e a presto!